Hare Krishna, continuiamo dalle lezioni online di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swamiji, la Prabhupada. Sixth canto, first chapter, text number 50. Given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recorded on June 16, 1976, in Detroit, Michigan. La seguente è una lezione sullo Srimad Bhagavatam, sesto canto, verso 1.50, data da Srila Prabhupada a Detroit il 16 di giugno. Above the five senses of perception, five working senses and the five objects of the senses is the mind, which is the 16th element. Above the mind is the 17th element, the soul. The living being himself, who, in cooperation with the other 16, enjoys the material world alone. The living being enjoys three kinds of situations, namely happy, distressful, and mixed. Tra i cinque sensi della percezione, i cinque sensi lavorativi e i cinque oggetti dei sensi è la mente, che è il sedicesimo elemento. Dopo la mente c'è il diciassettesimo, che è l'anima, il settimo, che è l'anima, l'essere vivente stesso, che in cooperazione con gli altri sedici gusta il mondo materiale da solo. L'essere vivente gode dei tre tipi di situazioni conosciute come felicità, infelicità e mix, un mix di queste. Pancavi Gurudeshartham
panchabhidaka panchabhi ekastu shorasena trin sayam sapto dasosnate. This is the analytical study of our material position. Questo è lo studio analitico delle nostre posizioni materiali. Very clear analysis. We contribute with five working senses. È uno studio analitico di queste. È uno studio analitico i panchabhi, i cinque sensi in azione. Voice, arms, legs, anus and genital. There are 24, the total. La voce voce, vak, pani, payu, udara, upasta. La voce, le gambe, le braccia, le parti intime, i genitali, questi sono 24 che costituiscono la matura materiale. Material constituent part and 25, sometimes 26, they say. These 17 and the five elements, gross and three subtle. Sono i 25, a volte dicono 26, 17 e 5 elementi grossolani e 3 sottili. Elements. In this way, altogether, 25 including the soul. The soul is pure spirit and other 24 elements. In questa maniera tutti quanti insieme sono 25, incluso l'anima. L'anima è il puro spirito e gli altri 24 elementi? They are different varieties of material covering. In this way we are entangled. We are desiring and nature is giving us facility to enjoy our. Sono differenti varietà della copertura materiale. In questa maniera noi siamo incatenati e stiamo desiderando e la natura ci sta dando le facilità di gustare questi desideri. We are free from all kinds of desires, we shall be entangled with these elements. Questo è il mondo materiale, quindi finché non siamo liberi da tutti questi tipi di desideri, dobbiamo essere incatenati con questi elementi. Bhakti, Bhakti Marga, devotional service. Means no more material desire. It is difficult because we are associated with the material desire. Life after. Quindi questo bhakti, bhakti marga, servizio devozionale, significa non più desideri materiali. È difficile perché siamo associati con i desideri materiali vita dopo vita. Da tempo immemorabile, quindi Bhaktivinoda Thakur canta Anadi Karanapale, poi Barnavale Jal, Torirana Keli Pupai. Si sente la
intuitive activities. I have no rescue from this ocean. Anadika Rama, da tempo immemorabile sono caduto in questo oceano di attività fruitive e non ho, non riesco a uscire da questo oceano. Toribare Nakei Upai. This is your position. Very, very difficult to come out of these elements. But if we practice, that is possible. È molto difficile uscire da questa posizione, ma molto difficile, ma se uscire da questi elementi, ma se pratichiamo, questo è possibile. Abhyasa Yoga Yuktena. Abhyasa Yoga Yuktena Chetu Sanatana. Chetu Sanatana. This is practice. Mind is going somewhere. When we sit down, the mind is manufacturing so many ideas. È possibile, quando noi ci sediamo, la mente va in giro in qualche posto. All of a sudden, mind is attracted by something which has no connection with my present position. Still, mind is dragging. Therefore, Arjuna. Da un momento con l'altro la mente è attratta da qualcosa che non ha connessione con la mia presente posizione. Comunque la mente continua a trascinarmi. Quindi Arjuna dice: when you are advised by Krishna that you concentrate your mind, that is the yoga practice, yoga indriya samyama. Quando gli è stato consigliato da Krishna, concentra la tua mente, questa è la pratica dello yoga, yoga indriya samyama. Quindi Arjuna dice: so Arjuna said, Krishna, it is not possible. Chanchala himmana Krishna pramati bhulavati ram tasyaham nigraham manne vayuriva sudushkaro. It is not possible for me. But if we concentrate our mind on Krishna, then it is possible. Otherwise, quindi Arjuna Krishna dice: Chanchalai mana Krishna parati dharva idram tasyama sayo eva saduskaram. È più difficile che controllare il mento. In questa maniera la puoi controllare. Savai mana Krishna panaravinda. If we engage our senses only on Krishna, always fixed up in Krishna, then it is possible. Quindi uno sloka dice: se noi impegniamo tutti i nostri sensi in Krishna, allora è possibile controllare la mente. So, to engage the mind means, as it is said here, that Panchabhi, the mind means controlling all the senses. Quindi significa Panchabhi, mind vuol dire controllare i sensi. È possibile, se controlliamo i sensi, controllare la mente. So if you control the mind, then all the other senses will be controlled. So therefore it is advised that you engage your mind in Krishna. Se tu conosci, controlli la mente, se tu controlli la mente, allora tutti i sensi saranno controllati. Quindi è consigliato, impegna la tua mente in Krishna. Ecco la scienza di come 18 minuti al giorno di esercizi a casa possono sostituire la palestra e permettere a uomini comuni di passare. Ma anzi, vuoi tutto volano, guardare. Back quantify the voice, arms, legs, and Vacham Sivaikunta Gunanavarne. E quindi Vak, Vani, Paiu, la voce, le braccia, le gambe, i genitali, l'anno, la voce deve essere impegnata. And genitals.
voice should be engaged in vibrating Krishna activities. You read Bhagavad Gita, read Srimad Bhagavatam and talk about Krishna, then voice is engaged. Quindi usare la voce vibrando le attività di Krishna, leggere Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, parlare di Krishna. Quindi la voce è impegnata così. Vachansi Vaikuntha Gunanu Varnat. Always engage your voice in chanting or speaking about Krishna. The mind is engaged automatically. Vachansi Vaikuntha Gunanu Varnat. Sempre impegnare la voce nel canto o parlare riguardo a Krishna, quindi la mente è impegnata automaticamente. The arms, the hands, it engages in cleansing the temple. Sri Vigrahara Karanitanana, Singara Tanaman Diramajanadu. This is the advice. Quindi le braccia, le gambe impegnate nel pulire il tempio, Shivri Grada Natta Dityanana Shringaratan Mandira Marjanado. Questo è il consiglio. This is business of Guru to engage. How the arms can be engaged? You can engage your arms for decorating the deity, for seeing the clothing, dress, garden. Questo è il business del guru, di impegnare come impegnare le nostre arti, puoi impegnare le braccia per decorare le divinità, per cucire vestiti, fare vestiti, ghirlande. In this way, you can engage your voice in speaking about Krishna, eyes to see Krishna, nicely decorated, come to the temple. In questa maniera tu puoi impegnare le tue braccia, la voce, parlando di Krishna, gli occhi, per vedere Krishna come decorato bene, venire al tempio. For coming to the temple, your legs will be used. And after coming to the temple, your hands will be used, your eyes will be used. Puoi usare le tue gambe per andare al tempio, una volta che sei al tempio puoi usare i tuoi occhi. Your ear will be used. Your tongue will be used, chant Hare Krishna, take prasadam. In this way, if we engage all our senses, le tue orecchie possono essere usate, la tua lingua può essere usata, cantare Krishna, prendi prasada. In questa maniera, se li impegni tutti i nostri sensi nella coscienza di Krishna, we have got our senses. Senses cannot be stopped working. That is not possible. The Mahabadi philosopher, they say, the stop, the limb. In questa maniera, se impegniamo i sensi, saremo vittoriosi. Abbiamo tutti i nostri sensi. Non possono essere fermate le loro attività lavorative. Non è possibile. I Mahabadi, i filosofi, dicono di fermarli. Nirvana. Buddha says, stop sense activity. That is not possible. That is impossible. Then how we can control the senses? La filosofia del buddista dice, ferma le attività. Questo non è possibile, questo è impossibile. Quindi come possiamo controllare i sensi? You can control the senses by engaging all of them in Krishna's service. Li puoi impegnare utilizzandoli nel servizio di Krishna, altrimenti non è possibile. The private business is artificially I shall not see anything. The having is possible. You see in the mind. Suppose you close your eye, there are so many impressions. Artificialmente non devo vedere niente. Com'è possibile? Li vedrai nella mente
ad esempio, chiudo gli occhi, ma ci sono così tante impressioni. Even if you close your eyes, the so-called meditation, when she has closed his eyes, when he's thinking of his beloved. E loro ti seguiranno nella mente questi pensieri, anche se chiudi gli occhi. La cosiddetta meditazione significa che hai chiuso i tuoi occhi, ma stai pensando ai tuo amato. His business or something like that. So it is not possible. First of all, you have to fix your mind in Krishna. Quindi pensi al tuo amato, al tuo business, a qualcosa del genere. Ma non è possibile, quindi non è possibile. Prima di tutto devi fissare la tua mente in Krishna. These four principles guarantees Krishna said. Quindi devi fissare la mente in Krishna, manmana. Questo è il primo principio. If you simply execute these four things, then Krishna guarantees asamsaya without. Semplicemente eseguisci queste quattro cose, quindi Krishna ti garantisce asamsaya, senza nessun dubbio. You are coming back to me. Back to home, back to God. It's so nice. So mind engages in Krishna. All I think of Krishna. Quindi tornerai da me a casa, back a casa da Dio. È così bello, la mente è impegnata in Krishna, sempre pensare a Krishna. We are seeing Krishna here, so nicely dressed, decorated, and immediately there is impression with the mind. And you can think the whole day. Stiamo vedendo Krishna qua vestito così bene, decorato, e immediatamente la nostra impressione nella mente, possiamo pensare a lui tutto il giorno. He's first class yogi. Yogi namapi sarvesam madgata adhuratvara sadhyavana bhajate yoma samirutrita. He's first class yogi. There are different types of yogi. Krishna said yogi namapi sarvesam. Sarvesam means all different kinds. Quindi Krishna dice il più grande degli yogi, yogi nama pi sarve sham. Lui è il primo tipo di yogi di prima classe. Ci sono diversi tipi di yogi. Krishna dice yogi nama pi sarve sham. Sarve sham significa di tutti i tipi di yogi. So but one yogi, bhakta yogi or dhyana yogi, who is always thinking of me within the mind. Ci sono tanti tipi, ma uno yogi, Bhakti Yogi, Dhyana Yogi, che è sempre impegnato a pensare a me nella mente, è lo yogi di prima classe. That we have to practice. We have got our senses and the sense we are covered by the network of the senses. The knowledge that. Quindi dobbiamo praticare, abbiamo i nostri sensi, sono coperti dalla ragnatela dei sensi, siamo coperti. Questa conoscenza riunisce i sensi. The working senses, the sense objects, everything is explained here. Panchavi guruti satan, panchavi lato, panchavi. I sensi lavorativi, l'oggetto dei sensi, tutto è spiegato qua. Pancia B, Kurute, Svartan. So this is practice. This is called Bhakti Yoga practice. Engage your senses, all senses, working senses, and perceiving. Questo è chiamato Bhakti Yoga, richiede pratica. Pratica, impegnare i nostri sensi, tutti i sensi,
i sensi lavorativi e quelli percettivi. Tutto in Cristo, tutto diventerà perfetto. Quindi la mente, come detto qua, similarmente, la Suprema Personalità, Cristo personalmente dice... Krishna dice, Savai Mana Krishna Mind, la mente, impegna la tua mente, fai qualcosa per Krishna. Quindi la mente automaticamente sarà impegnata, qualcosa, come un nazionalista, un uomo di famiglia, sta facendo sempre qualcosa. Per il benessere della famiglia o per il benessere della società o per la grande nazionalità, i leader, perché diventano così grandi leader? Big leaders, why they are worship? Because they are thinking always of the nation, of the community. They are at all. That is good. But a Vaishnava is not only... Perché sono adorati? Perché stanno pensando sempre alle nazioni, alle comunità? Perché stanno pensando sempre alle nazioni e alla comunità? Risposta. Questo è buono, ma un Vaishnava non sta soltanto pensando... Non sta pensando soltanto al benessere della nazione e della comunità, sta pensando a tutti gli esseri viventi, a tutti quanti. Lokanam itakarino, a tutti i pianeti, questo è un Vaishnava, questo è un Vaishnava. This is Vaishnava business. They are not thinking for a particular, that includes Krishna includes everything. So if you think of Krishna, non stanno pensando, questo è il business del Vaishnava, Lokanati Takare no, non stanno pensando per un particolare, tutto include, Krishna include tutti. Quindi se tu stai pensando a Krishna, automaticamente... He will think of everything. The same process. What are in the root? Why we are preaching? Why was the necessity to come in the Western country? Sta pensando automaticamente a tutto, lo stesso processo, bagnare il terreno alla radice. Perché stiamo predicando? Perché c'era la necessità di venire delle nazioni occidentali? No, Krishna wants, Chaitanya Mahaprabhu wants, therefore devotee goes from town to town, village to village, prithivita acharyato nagarani. Krishna vuole, Chaitanya Mahaprabhu vuole, quindi i devoti vanno da una città all'altra, da un villaggio all'altro. Prithivite ace yata nagaradi gram. This is Vaishnava. And he is thinking for everyone. Because it is a fact. Without Krishna consciousness, everyone is suffering. It's a fact. Questo è un Vaishnava, sempre pensa per tutti, perché è un fatto, senza la coscienza di Krishna. Tutti stanno soffrendo, questo è un fatto. So therefore preaching is so important. To have it. Jibijago, Jibijago.
Gorachan, this is Gorachan, Chaitanya Mahaprabhu. Quindi predicare è molto è così importante per svegliarli. Jiv Jago, Jiv Jago. Questo è Gora Chand, Chaitanya Mahaprabhu, la sua missione. To have it, everyone, from this material entangled, that is preaching. Actually, they are suffering. Per svegliare tutti dalla condizione dell'incatenamento materiale, questa è la predica. In realtà tutti stanno soffrendo. Budva budva pragiyate. Budva pragiyate. We are getting this element according to the circumstances, according to the body, the same engagement. But quality, a dog has got body. I have got body. Stiamo avendo questi elementi in accordo alle circostanze, in accordo al corpo, lo stesso incatenamento, ma in qualità. Un cane ha un corpo, io ho un corpo. The body is made of the same ingredients, but according to the body or quality of the body, the thinking, feeling, willing and activities are different. Il corpo è fatto degli stessi ingredienti, ma in accordo al corpo, alla qualità del corpo, il pensiero, la volontà e le percezioni e le attività sono differenti. Because my sphere of activity is thinking, feeling and willing, psychology. So, according to the body, perché la mente, la sfera della mente, la sua attività è pensare, percepire e desiderare, psicologia, psicologicamente, quindi in accordo al corpo, come un bambino. Just like a child, his thinking, feeling, willing is different from the child's father. Why? Because he has got a body, child, and the father has got a different body. Lui sta pensando, percependo, desiderando in differente maniere dal padre del bambino. Perché? Perché ha avuto un corpo da bambino e quindi ha un corpo differente. E people cannot understand. We're changing. Child is the father of man. So the same child, he has become now father. La gente non può comprendere, stiamo cambiando, un bambino è il papà di un uomo, quindi lo stesso bambino ora è diventato papà, ma non sta... Nonsense now, because the body has changed. The child is talking so many nonsense things, people laugh, enjoy, but if the father... Ora non dice, è diventato papà il bambino e non dice più non sensi perché il corpo è cambiato. Il bambino parla, dice tanti non sensi, tante cose non sensate e il papà sorride e si diverte. Ma il papà, ma se il papà dice non sensi... Ma se il papà dice dei non sensi è chiamato mascalzone. So because the body has changed. So in this way body is being changed. Perché il corpo è cambiato, quindi in questa maniera il corpo è cambiato. Il bambino ora è diventato padre, il corpo è cambiato e comunque tu non puoi comprendere il cambiamento del corpo, la trasformazione del corpo, non la puoi comprendere. You cannot understand how the change of body, transformation of the body, does not make any transformation of the owner of the body. He is there. Come la trasformazione del corpo non ha cambiato, la trasformazione non ha trasformato il proprietario di questo corpo, degno smigliata de. The body,
is behaving different. When it is the cat's body. Ma in accordo al corpo, lui si comporta diversamente. Quando è nel corpo di un gatto, si comporta differentemente. Quando è nel corpo di un cane, is behaving differently. Here is dog's body, is behaving differently. When is human body, is behaving differently. When is child's body, this is all due to the body. Quando si è in un corpo di un cane si comporta differentemente, quando in un corpo umano si comporta differentemente, quando in un corpo di bambino questo è dovuto al corpo. So therefore when we come to the full-fledged human form of life, develop consciousness, we must utilize it as it is advised. Quindi dobbiamo utilizzare pienamente questa forma umana, sviluppare una coscienza, dobbiamo utilizzarla come consigliato da Krishna stesso. Always think of me, Manvana, and who can think of Krishna unless he is devotee. Quindi Krishna consiglia Manvana Bhavamat Bhakto, sempre pensare a me, e chi può pensare a lui? Se non il suo devoto. Manvana Bhavamalu, who is not devotee, he will think of something else. Why he think of Krishna? Manmana Mad Bhakto, chi è un non devoto, lui penserà a qualcos'altro. Perché devo pensare a Krishna? Quindi, per stare su questo principio, stick to this principle, to apply the mind always in Krishna, that means he is devotee. This is devotee. Devotee means not with four hands. Vuol dire applicare la mente sempre in Krishna. Questo significa che è un devoto, che è un devoto. Devoto significa non con quattro braccia, con quattro gambe, no. Or four legs, no. The hands, legs are the same. But his mode of thinking different. That's all. That is devotee. Devotee does not depend. Le gambe, le braccia sono lo stesso, ma in questo modo pensare a Cristo in maniera differente. Tutto qua. Questo è un devoto. Devoto non dipende da una nazione. Are the country, color, or religion, devotee means mind. Anyone who is always thinking of Krishna is devoto. Non dipende dal colore, dalla religione, dalle circostanze. Devoto significa la mente. Chiunque pensa sempre a Krishna è un devoto. Srila Prabhupada, chi? Srimad Bhagavatam, chi? Yeah.